Ragazzi, oggi per moltissimi di voi si potrebbe creare una svolta nella vostra vita. Ebbene, ragazzi, lo sapete che ogni 10.000 avevo deciso di poi a un certo punto farlo ogni 50.000, ma non ce la faccio. Ogni 10.000 voglio proporre su questo canale qualcosa di particolare. Se andate a ritroso ai 10.000, 20, eccetera, vedete che c'era qualcosa di simpatico, di importante, di curioso. Ebbene, oggi a 50.000, l'avete visto dal titolo, voglio farti vedere una cosa fantastica, una cosa che susciterà in voi il desiderio di realizzazione. Ovviamente qui ci vogliono un po' di capacità, però coloro che sono fai da te, appassionati del fai da te, dell'energia alternativa, e quindi è proprio il tema di questo canale. Piuttosto che tornitori fresatori, che sono già i professionisti del settore, ma anche riciclatori di pistoni e del motorino e quant'altro. Ebbene, oggi parlerò di una invenzione che è stata fatta molti anni fa. Poi entriamo nei dettagli. E oggi, adesso siamo a 49.000 999, fra un iscritto, ma io già che ho finito queste frasi siamo a 50.000. Ebbene, parliamo di questo motore a combustione esterna. Piccoli dettagli. Allora, voi sapete che i motori classici, auto, motorini, moto, sono motori a combustione interna. Se avete fatto la patente, soprattutto i giovani di voi che sono giovani, sanno che un motore, ad esempio, a quattro tempi ha all'interno del motore, cioè nel cilindro, c'è un'aspirazione, una compressione, uno scoppio e uno scarico. Questo è il motore a quattro tempi. Nel motore a due tempi questa fase si riduce della metà perché le due fasi sono simultanee. Ora, il motore che propongo oggi, quindi quando parliamo di motore, parliamo di generatore, perché a questo motore rotativo ci abbineremo e ci abbiamo abbinato un generatore. Questo generatore produrrà corrente. Ebbene, questo motore, che adesso vi farò vedere in funzione, gira e produce quindi elettricità, ma la combustione non avviene all'interno del motore, come i classici motori che vediamo e che usiamo tutti i giorni, ma avviene all'esterno, ovvero è il cilindro esterno che deve essere scaldato. Ora, adesso vi faccio vedere il motore in funzione, dopodiché vi spiegherò le applicazioni, ma già moltissimi di voi hanno già detto: mamma mia, allora se io produco del calore esterno questo motore gira. Ebbene sì, vi do un'anticipazione: se collegate questo motore attraverso un foro all'interno di una stufa a legna, ebbene questo motore girerà e produrrà corrente. Se lo attaccate invece ad altri componenti che possano produrre calore all'esterno, li vediamo dopo alcuni quali sono, ebbene questo motore girerà e produrrà corrente. Oggi vi faccio vedere questo motore e partiamo subito con l'avvicinamento della telecamera. La solita frase: iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Buona visione, ragazzi, questo è un momento epocale del canale Energia Fai da Te. E vediamo tutte le caratteristiche di questa cosa fantastica. Pro e contro, ci sono sempre dei pro e sempre dei contro. Buona visione, ragazzi. Ebbene, ragazzi, questo è il motore. Da cosa è composto questo motore? Vediamo un cilindro qui. Questo l'avete capito già da come è annerito, è la parte che andrà riscaldata. Questa è la parte che entrerà, cioè con un foro sarà inserita in una stufa a legna. Ovviamente, ragazzi, questo è un prototipo. Dopo nel link vi ho messo anche dove potete acquistarlo, in modo che acquistando questo, che costa veramente poco, andrete a capire come funziona e dovrete costruire tutti questi elementi che sono molto semplici. Qui lo vedete anche in una chiave un po' estetica, ma basta produrre questo cilindro. Dentro c'è un pistoncino che è connesso al volano rotante, vedete? Questo motore ha un altro pistone, lo vedete?
Questo è il pistone numero 2, quello che crea in realtà la potenza ed è connesso con una biella piccolina a quest'altro volano. Ebbene, questi due pistoni viaggiano con un angolo l'uno rispetto all'altro di 90 gradi. Voi vedete che c'è attaccato anche, io ho messo qui un O-ring, questo di gomma, che è stato attaccato a questo piccolissimo generatore. Questo è un motorino che, essendo in corrente continua, ovviamente lo sapete, può diventare anche un piccolo generatore e produce corrente. Ora, se questa cosa la produciamo in dimensioni diverse da queste, cioè questo è in miniatura, ma lo produciamo più grosso, quindi un pistone di una certa dimensione e quant'altro, ebbene produrremo un motore con una potenza superiore. A seconda della grandezza di questo cilindro e di questo cilindro andremo a produrre un prodotto molto molto potente. Ora, se noi diamo lo spunto, vedete che non succede niente. Perché? Proprio perché il cilindro di riscaldamento è freddo. Vedete? Non c'è rotazione. Ora, ragazzi, andiamo adesso a scaldare il cilindro. Allora, attenzione, l'ultima cosa che manca a questa scrivania è di prendere fuoco, ok? Ecco perché ho provveduto a questa superficie appoggiata con dei magneti per farvi vedere proprio il funzionamento e ho il classico recipiente di alcol che andrò a posizionare qua sotto, vedete, rimane attaccato. Ebbene, in questa prova ho messo questo con l'alcol direttamente sulla testa, non lo metto qua perché sennò vado a rovinare queste smaltature, queste verniciature più che altro, e vediamo a questo punto il funzionamento. Io quando darò lo spunto, vediamo cosa succede. Accendo quindi lo stoppino e il cilindro sta andando in temperatura. Veramente pochi secondi vado a centrare il contenitore. Ecco fatto. A questo punto io darò l'inizio, lo spunto a questo motore e vediamo cosa succederà, ragazzi. Ragazzi, il motore ha iniziato a girare. E man mano che il calore aumenta, aumenterà anche la rotazione e quindi la potenza. Questo è quello che volevo farvi vedere oggi, ragazzi, a 50.000 iscritti. È una cosa fantastica. Motore a combustione esterna. Come potete sentire, sta aumentando anche la velocità e la potenza. Ora ragazzi, nell'immagine iniziale avete visto che c'era, allontano un attimo la telecamera, che c'era anche questo. Ebbene, questo non è un serbatoio, è solo un coperchio che ho voluto mettere per non farvi, diciamo, vedere cosa c'era dentro, ma adesso lo toglierò perché l'avete già capito, ci ha attaccato un generatore con due fili. Ebbene, qui stiamo producendo corrente che accende una lampada. Ora, cosa succede se io allontano il calore dal pistone? Lo vediamo subito. Ovviamente il pistone continuerà a girare perché è ancora caldo, ma pian piano sta rallentando. Sta perdendo il calore e la lampadina fra un po' comincerà a diminuire e a sfarfallare. Questa è una lampada ovviamente LED a basso consumo. Eppure quanta inerzia c'è ancora in questa temperatura, ragazzi. Spero veramente che questo video vi stia entusiasmando perché questo motore è facilmente costruibile se avete un po' di cognizione, un po' di capacità. Per voi ragazzi fatevi aiutare dai vostri genitori, dal vostro papà, dalla vostra mamma, affinché possiate acculturarvi e realizzare qualcosa di fantastico. Vedete, la lampadina si sta spegnendo. Basta, adesso è praticamente spenta. Questo è il riflesso delle lampade.
Ecco qua. Si è spento totalmente. Cosa succede se noi riposizioniamo? Beh, ovviamente stiamo riscaldando ancora il cilindro, sta ritornando in temperatura. Ebbene, se andiamo a far ripartire, lui riparte e la lampada si è riaccesa. Vi faccio vedere alcuni dettagli del funzionamento. Allontanerò adesso la telecamera perché faremo alcune considerazioni molto importanti che vi aiuteranno, nel caso che lo vogliate fare, a costruire questo motore che produce corrente elettrica attraverso la combustione esterna. Ebbene sì ragazzi, ho spento lo stoppino, ho spostato la telecamera e ancora gira. Spero vi sia piaciuto perché questa è una cosa molto interessante, ragazzi. La prima cosa in assoluto che vi voglio dire è che questo motore, ve l'ho già detto, ho messo anche il link sotto perché costa veramente poco, lo potete comprare direttamente dai siti, dal sito italiano, al quale ho messo il link. E vi fate la cultura del funzionamento anche insieme ai vostri figli. Cioè, date questa cultura, queste passioni, invece che connettersi tutto il giorno a chissà cosa. Magari al canale Energia Fai da Te a perdere tempo. Ragazzi, questo motore è stato inventato, sedetevi, nel 1816. Nel 1816, non ho sbagliato a dirlo. Da un signore che si chiamava Stirling. Ebbene, questo motore a combustione interna, che fu all'inizio utilizzato per grandi cose, pian piano cessò di esistere, di essere visto. Qui lo sapete, non si fa polemica, ma parliamo di energia fai da te. Quindi il perché è stato interrotto, il perché non lo so, ok? Non lo sappiamo. Ma il punto è questo. Le caratteristiche di questo motore. Essendo a combustione esterna, come lo facciamo girare? Io vi ho dato un'anticipazione. Costruite, producete o avete una stufa a legna, a pellet, ebbene con un foro passante del motore che avete costruito, non certo questo piccolino, e andate a mettere questo cilindro all'interno, mentre utilizzate la stufa idro per scaldare l'acqua, ebbene questo, papà, produrrà corrente. Quanto è accesa la stufa? Non è male perché sto già scaldando, ok? Ora, il fattore qual è? Avete sentito che lui fa brrr, cioè è un motore, fa rumore, quindi non potete costruire questo motore e inserirlo nella stufa di casa, quella carina dove amate il fuoco che scoppietta e il silenzio. Questo va fatto in una stufa modello caldaia esterna, in un locale termico all'esterno, perché sennò vostra moglie mi chiama e dice: Gianni, puoi chiudere il canale per favore perché stai creando dei mostri, ok? Allora a questo punto va posizionato là dove il rumore non possa dar fastidio. Qualsiasi motore fa rumore. Potete poi alla fine anche un po' silenziarlo e quant'altro. Ma che dire della stufa pellet? E che dire, ragazzi, se invece dei combustibili classici, come io adesso l'ho fatto andare ad alcol, chiaramente non fatelo per far andare ad alcol benzina, gasolio, no. Fatelo con combustibili che già usate, quelli naturali. E tra quelli naturali, qual è il più naturale? Il sole, ovvero se vi costruite, io sto parlando così, ragazzi, perché nei video a venire, questo sarà quello che farò e ve lo farò vedere. Cosa costruirò, ragazzi? Sembra che abbiate già capito, una parabola solare di una certa dimensione per un certo motore che concentrerà i raggi solari con ovviamente un inseguitore che andrà a scaldare esattamente il cilindro primario.
do un consiglio anche se volete farlo. A questo cilindro, se decidete di farlo col sole, attaccateci anche delle alette di alluminio molto fitte che potranno trasmettere la concentrazione solare su questo cilindro. E di che colore le fate le alette? Le lasciate color alluminio? No, vanno spruzzate con vernice termica di nero, perché il nero attira i raggi solari. A questo punto cosa abbiamo creato? Un motore solare rotativo che produce energia elettrica. Queste cose sono già state testate, fatte, qualche industria si è anche messa a produrre queste situazioni qua. Potete vedere tutte le informazioni su internet. Io ho scritto anche il nome del motore, adesso lo vedete probabilmente qua, ve lo scriverò in sovraimpressione. È il motore Stirling, inventato proprio da Robert Stirling. Questa è una cosa che studiai anni e anni fa e vi dico, ero giovane e mi entusiasmò tantissimo. Oggi, che non sono più giovane, lo voglio dire a voi, a coloro che non lo conoscono e che sono tantissimi, perché queste cose, queste invenzioni rimangono un po' nel cassetto dell'industria. Detto questo, ragazzi, qual è l'aspetto negativo? Il rumore. Non è un motore silenzioso, ma qualsiasi motore non lo è, quindi mettetelo all'esterno. Qual è la versatilità? Qualsiasi carburante, qualsiasi cosa che brucia all'esterno, e io vi ho consigliato il sole, a questo punto vi farà produrre energia elettrica. Parabola, inseguitore solare e voi avete energia finché c'è il sole, oltre a quella dei pannelli e poi c'è anche tutto il resto, vento e acqua. Ragazzi, questo video penso che vi sia piaciuto, una cosa interessante, una cosa culturale. Se volete farlo o se volete insegnarlo ai vostri figli, questo prodottino già vi fa vedere il funzionamento, eccetera. La realizzazione è lo step successivo, molto importante. Un video breve, finalmente. Spero, come al solito, il video vi sia piaciuto, il canale sia stato utile. Iscrivetevi, attivate la campanella e ci vediamo fra pochi giorni con un altro video che ho posticipato perché qua 50.000 volevo fare questo, continuando su quella che è la mission del canale, aiutare tutti voi a produrre la vostra corrente. Un saluto da Gianni.